settimana incomunicata. Un rotocalco semiserio di cultura, politica, salute, attualità. In questa puntata, politica, il nostro inviato Iginio Frequenza Corta incontra un famoso assessore lombardo. Cultura, le monografie di Giusto Pigliapoco, gli apostoli, gli aforismi di Amish. Buonasera telespettatori di TV Sciabalone, mi trovo a Milano per un'intervista questa volta molto molto importante. Sono in una delle più prestigiose sedi della capitale meneghina e fra poco vi svelerò chi sto aspettando. Vi lascio un po' di suspense perché il personaggio è molto 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 importante. Vorrei comunque farvi notare in questo momento questa meravigliosa architettura di cui sono circondato, sembra di essere nella pancia di una balena. Ecco, ci tengo a sottolineare che ancora una volta le mie talpe sparse in tutta Italia mi hanno concesso questa esclusiva assoluta, infatti non ci sono altre telecamere presenti, nessun'altra televisione, ma vista la delicatezza dello scoop e la difficoltà anche di avvicinare la persona in questione, hanno costretto le nostre telecamere ad introdursi così tardi in questo Sancta Sanctorum lombardo. Ebbene, ora sono in grado di svelarvi che ci troviamo nella sede della Regione Lombardia, Palazzo Lombardia, uno dei grattacieli più prestigiosi di Milano, e siamo in attesa che l'assessore al welfare della Regione Lombardia, il dottor Giulio Gallera, lasci il suo ufficio e per raggiungere la sua autovettura dovrà necessariamente percorrere questo atrio e dunque da un momento all'altro raggiungere anche i nostri microfoni. Ecco, sicuramente in questi giorni, in questo periodo, avrete letto e ascoltato sia in TV che sui blog della presunta gaffe dell'assessore riguardante una errata interpretazione o errata equazione matematica che il dottor Gallera ha fatto, e non solo nel tentativo anche di rimediare all'errore presunto, l'assessore, citando studi dell'Università di Padova, è stato accusato di aver addirittura reiterato la gaffe. Ebbene, io sono qua per sostenere una delle persone che invece più ci è stata vicino in questi mesi di lotta al Covid-19, che senza risparmiare forze quotidianamente ha donato non solo alla sua regione ma a tutta Italia e oserei dire anche a tutto il mondo i gravi e a volte orribili bollettini dei contagi, dei decessi, della diffusione del coronavirus. Un attimo, sento l'ascensore arrivare al piano, credo che sia lui. Ragazzi, pronti, prontissimi con le telecamere? Sì, sì, non ho dubbi, è lui perché riconosco la voce, credo sia al cellulare. Tutti pronti, ragazzi, mi raccomando. No, ah no, no. Evidentemente era un addetto alle pulizie con tanto di carrello dei detersivi, ma la mia talpa comunque è sicura perché è una persona molto molto vicina all'assessore e l'assessore è ancora nel suo ufficio, un grande lavoratore, una volontà indefessa, oserei dire. Certo che la stanchezza può giocare a chiunque strani scherzi e chiunque può incappare in qualche errore più o meno grave, più o meno buffo, ma non lui, non il nostro eroe, e noi siamo qua per offrirgli l'opportunità del riscatto, per consegnarlo alla storia che racconterà di questa pandemia che ha colpito nel 2020 il mondo e in particolare la Lombardia. È ingiusto, cari amici, accanirsi contro un sant'uomo che ha vissuto questo problema con la dedizione e l'abnegazione del martire. Abbiamo visto crescere i contagi di giorno in giorno e questo proporzionalmente alla crescita delle occhiaie e delle borse sotto gli occhi di questo assessore delle genti, di questo assessore del popolo. Mi pare però che il nostro
tanto ligio al dovere, ancora non intenda chiudere il suo ufficio, ma potrebbe accadere da un momento all'altro. Quindi diciamo che io rimango qui in attesa, ma a questo punto vi ridarei la linea, prontissimo a richiedervela nel momento in cui arriverà ai nostri microfoni. Quindi per ora è tutto. Iginio Frequenza Corta, TV Shabalon, Milano. Io sto a morire sonno e de caldo, questo mica viene. Le 4 di notte, lo cazzo, quando arriva? Questo sarà dormito su qualche divanetto sopra. Poi hai capito che stanno a parlare, in cerebrolese, eh? Cioè uno non sa fa 1 più 1 uguale 2. Perché devi incontrare due col virus per piatto hotel che stanno a 0,5, cioè, ma te rendi conto che ha detto? Sti poracci qua dalla Lombardia gli hanno dato sta zavorra. Mamma mia, comunque viene questo, mi sono rotto il cazzo, ho fatto un'altra figura di merda pure stavolta. Ma veramente, guarda, non se ne può più. Cari amici, si sono fatte le 4 del mattino e ancora il nostro eroe non ha lasciato il suo ufficio. Un santo votato al martirio, un lavoratore come nessuno, la sanità non dorme, il virus non ha orari e con lui il dottor Gallera. Noi rimaniamo fiduciosi e in attesa che almeno per la colazione di domani mattina il nostro passi in questo atrio e si soffermi ai nostri microfoni. Io per ora non me la sento di trattenervi ulteriormente, vi richiederemo la linea non appena sarà il momento. Noi restiamo qui comunque sul pezzo e pronti a intervenire in questa lunghissima maratona di attesa. Per ora è tutto, Iginio Frequenza Corta, TV Shabalon, Milano. I favolosi anni 60 sono gli anni del boom economico. L'Italia si è finalmente liberata dall'ombra della guerra ed esplode con vigore una questione generazionale. Arrivano i giovani, arrivano così le canzoni da spiaggia, arriva la minigonna e soprattutto arriva la Beat Generation e con lei arrivano i complessi musicali. Nella moltitudine di formazioni che in quegli anni danno vita alla scena musicale spicca con vigore il nome di un complesso romano, gli Apostoli. L'ascesa degli Apostoli è rapidissima. Il gruppo si fonda nel 1965. E dopo l'estate, trascorsa a suonare presso l'hotel Baia Lloyds di Vietri sul Mare, sono ingaggiati proprio dal Piper Club di Roma, dove torneranno più e più volte. Per i nostri non mancherà anche un'apparizione cinematografica, in uno dei film che per tutti quanti oramai si chiama Il Musicarello. È Quando dico che ti amo, in cui il protagonista Tony Renis canta assieme alla bellissima e seducente Lola Falana, accompagnati proprio dalle note degli Apostoli. In carriera pubblicano ben 2 dischi, lasciando con questi un segno indelebile nella storia della musica italiana. Chi mai lo sa è ad esempio una cover di Where Have All the Flowers Gone di Pete Seeger, con le parole scritte da Daniele Pace, grandissimo paroliere, anche se per inciso a noi piace molto ricordarlo come membro fondante degli Squadron, e che nella versione degli Apostoli assume tutte le caratteristiche della musica beat, a differenza di quella poi incisa da Dalida, che ad esempio è molto 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 più curiosa. Fin qui una carriera esemplare, costellata di grandi successi di vendite e grandi successi di pubblico. Eppure, come ogni medaglia presenta il proprio rovescio, anche la parabola artistica degli Apostoli ha delle zone di luci ed ombre e soprattutto di grandi misteri non risolti. Nell'anno stesso della fondazione del gruppo, il 1965, incidono niente meno che per la RCA un disco che non verrà mai stampato. Il disco contiene un brano, Il lupo e l'agnello, che è certamente ispirato alla famosa favola di Fedro, ma che per loro stessa confessione gli Apostoli hanno definito un brano estremamente duro. Chissà se si tratta poi dello stesso brano Lupus Etagnum, indicato da Daniele Pace proprio in un brano degli Squallor. Al decimo posto, per volere di sua santità, è entrata finalmente Lupus Etagnum. Il lato B di questo disco presenta una canzone dal titolo Sento l'estate, che altro non è che lo stesso brano Chi mai lo sa, scritto da Daniele Pace, il cui testo alternativo era stato scritto proprio dal bassista della band. E se i motivi per i quali il disco non viene stampato restano ignoti a tutti quanti, secondo gli Apostoli un motivo c'è ed è ben chiaro.
tuttavia non si sbilanciano. Loro lasciano un indizio, dicono semplicemente dal loro sito ufficiale: ascoltatela e capirete. Eppure la canzone è introvabile, non si può ascoltare, non sapremo mai cosa contiene il testo di quella canzone. Un grande mistero, quindi, circonda gli Apostoli, la loro carriera e il loro disco segreto e misterioso. Dal vostro Giusto Pigliapoco è tutto, alla prossima! Sì, tu pensa che nessuno importa di te. Tu prova a non pagare rata di mutuo.